eminenti etnologi affermano l'esistenza di una grande civiltà antecedente a quella incaica, così come pedestremente vi ho illustrato su questa lavagna. Bene, secondo alcuni scienziati, la teoria vuol dimostrare l'esistenza di un popolo atterrato sulle cordigliere proveniente dagli infiniti spazi siderali. Il professor Lafuente ora a Los Angeles e il professor Rivera hanno precisato nelle loro pubblicazioni che questi extraterrestri avevano folta barba e pelle chiara, non escludendo che i loro discendenti possano essere ancora qui, tra noi. All'epoca dei conquistadores. E che è stato da lei rinvenuto ai confini col Perù. Tengo a precisare che il sarcofago è l'ultima scoperta del professor Rivera. Domani inizierò a eliminare dall'interno il gas caustico generato dai secoli. Professor Bradbury, non ha ancora espresso un suo giudizio sulla pubblicazione di Linda Logan. Una parola di incoraggiamento per la giovane scrittrice. Non ho alcun dubbio nell'affermare che Miss Logan è poco più di una ragazzina. Una ragazzina presuntuosa e saccente. Nella pubblicazione tutto è trattato con superficialità per interessare, anche se in maniera remota, gli appassionati di etnologia. Non capisco come può saltare in testa di scrivere in materia senza aver mai partecipato a scavi. Cara signorina Logan, il mio consiglio è terra sotto le unghie. Scavare prima di scrivere.
Sei in ritardo, Linda. La Fuente ha già chiesto di te. Devo vedere subito il professor La Fuente. Vengo dalla Colombia, è urgentissimo. Si calmi. Prego. Grazie. Ma che fa? Mi tolga le mani di... Il mio cappello. Lo porti subito al professore. Mi aspettava. Professore, è claro che sì. Là fuori. Che succede? Io... Hanno sparato ad un uomo là fuori, sono in molti. Strohead. Chiami subito la polizia. È il segretario subito. Di Rivera. Missione abbandonata attraverso il grande fiume in direzione delle cordigliere peruviane. Ma è errato. La polizia è in arrivo, professore. Gli uomini che hanno sparato sono entrati dal retro. Qualunque cosa mi accada, consegni questi appunti al professor Rivera. Buona fortuna. Angel! Angel Lansky! Oh! Oh! Dai un'occhiata, l'ho trovata nelle tasche del morto là fuori. Fondazione Rivera, sai indicarmi dov'è? Ehi! Ehi! La mia valigia! Qualcuno ha preso la mia valigia! Fregata, ma che accidenti! Laggiù, siamo sordi da queste parti! Là! Dove? Tu segui me! Ah, eccolo là, il bravo figlioletto di... Oh, non è possibile, ho imboccato con tutte le scarpe. Soltanto un'imbranata come me poteva capitare. Bel lavoretto. Mamma mia,
Niente nella valigia. Niente nella borsa. Bastarda. Angel chiama base. Angel chiama base, over. Mi sentite? Angel Lasky chiama base. Rispondete. Siamo in ascolto, Lasky. Abbiamo alleggerito la stangona. Siamo andati in bianco. Forse deve solo riferire un messaggio di La Fuente. Allora sarà facile. Canterà come un usignolo. Di lavoro in pezzi. Il professor Rivera sarà furioso. Prendetela! E tu togliti di mezzo! Mal di denti? Se gira una gamba di legno, chi vuoi che la morda? Riferisce al professore che si interessi alle sue scoperte, capito? È su di giri, vero? Hanno distrutto un prezioso reperto, dannazione. Ma tu chi sei? Sto cercando il professor Rivera. Ah, non l'ho più visto da settimane. Sono, cioè, Ero, la segretaria del professor La Fuente. Eri? Perché ti ha licenziata? È stato assassinato. Come? L'uomo che l'ha ucciso. Era qui poco fa. Via, presto! La Fuente non poteva trovare persona più imbranata da inviare al suo amico Rivera. Imbranata? Rivera vive a 300 miglia da qui. 300 miglia? In un bungalow e nella giungla. Devo assolutamente vederlo. Ti ci porto, salta su. Fermo. Il professore ha detto niente armi. Ehi, professore! Professore, aspetta! Torna indietro! Professor Bradbury, torna indietro! Tornate indietro! Torna giù! Ehi! Vai alla grande, eh? Me l'ha insegnato Schwarzenegger in marina. Ti ha anche insegnato come si guida il trabiccolo. Calma, piccola. Questi giocattoli si guidano facile, se si ha un minimo di immaginazione. Lanciarati!
che ti preoccupi? È solo un avvertimento. Un metro più sotto e buonanotte al cane. Il rotore perde giro. Ti pareva? Ha detto come ti chiami? Linda! Linda Logan! Piacere, Clifton Bradbury III, assistente del professor Rivera. Non è possibile! Cosa? Non è possibile! Stai a galla almeno? Ho vinto un 100 stili libero al college! Ah, allora sei a cavallo! A cavallo! Che strano pescetto, eh? Ci sfonda la rete. Attenta! Ehi, signor! Lassù ci sono le trappole! Ferma, Linda! Così ti rovini le corde vocali. Ma questo è tutto scemo. Non sono mica Barbara Streisand. Ah! Cliff! Ah! Ah! Questo mi strappa le mutande. Ma perché? Hai forse qualche cicatrice? Ma sei più liscio di un culetto di un bambino. No, 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 signor. No, gli rovini la pelle. Sei nell'allevamento di coccodrilli del signor Madeiro, signor. Oh, cico, cico, povero cico. Niente di più confortevole. Ah. Oh, oh, oh. Ah! Sei finita in un canale di scarico delle piogge! Siamo qui, signor! Niente paura! Conosci casa compadre? Come che no! Vi portiamo col nostro camion! Mi devi un tappeto. Cosa? Ci ho rovesciato sopra una tazza di caffè ed è tutta colpa tua. Colpa mia? L'ho scritto io quel libretto sulle civiltà latinoamericane e tu ci sei passato sopra leggero come un ippopotamo. Ricordo, sì. Pagine acerbe, in verità. Ultimamente sono passato sopra decine di libretti del genere, scritti da giovani penne presuntuose. Come si può ragionare come un etnologo se prima le unghie non sono piene di terra? Scavare prima di cominciare a scrivere. È ciò che ripeto sempre ai miei studenti. Per il tuo tappeto. Spero che bastino. Oh, lacrime di coccodrillo. O forse di alligatore. Caiman latirostris. Questa è la specie. E così li chiamano anche qui in Colombia. Ce n'è di strada per Rivera. Oh, ma tu sei di gamba lunga. Cinco, veinte. Oh, el cordobés vale más. Es campeón de toda Colombia. Chombe con el chorro. Chocholeta. A ver, ¿qué pasa? ¿A que sí? Déjalo, déjalo. ¡Ey, muchachos, fuera! Fermiamoci qui per stanotte. Il denaro è nel sacco. Buttiamo giù
un barilotto di birra a cranio e domani passeremo la frontiera. Sono loro, ci hanno fregato il denaro della rivoluzione. Dobbiamo recuperarlo e ucciderli tutti. Salite, presto, presto! Adam. Grazie. All'inferno la rivoluzione! Signor Bradbury, benvenuto alla casa del compadre. Ma che vi è accaduto? La signorita sembra finita in bocca a un caimano. Coccodrillo del signor Medei. Ci avrei giurato. Ora si falta una doccia fredda e una buona cena. Tanti fratelli e sorelline sparsi per il mondo. Ma si può sapere quanti siete tutti assieme? 12. Una dozzina. Ho perfino un fratello in Vaticano a Roma, con il Papa. Lui fa l'aiuto cuoco. In gamba ai maschi di allora, non ti pare? A quei tempi la luce elettrica non arrivava fin qui e mio padre andava a letto con le galline. E tu quanti ne hai messi al mondo? 2. Mi sembra giusto, adesso c'è la luce elettrica. Sì, sì, è proprio vero, ma al lume di una candela. Era più intimo. Quando la televisione arriverà fin qui? Addio bambini, da queste parti. Due, tre bombe sul camion grande. Una sola su quello piccolo, più tardi regoleremo le esplosioni. Ora recuperiamo il denaro. Rubio, da quella parte. Tutti gli altri, con me. Forza, venite. Deve essere accaduto qualcosa di grave. Se il professor Rivera non ha assistito all'apertura del sarcofago. Posso sapere qualcosa di più su di lui? È veramente un grande etnologo, come si dice. Un genio poliedrico. Molti anni fa i professori Rivera e La Fuente erano giunti alla conclusione di aver scoperto una civiltà più antica di quella degli Incas sulle cordigliere peruviane. Una civiltà, sì, portata da uomini dalla folta barba e pelle chiara, scesi sugli altipiani con le loro astronavi da un altro pianeta. Tu non sarai mica uno di loro. Proprio il tipo di cavalla che speravamo di incontrare. Vogliamo soltanto divertirci un pochetto. Beh, la cavalla potrebbe non essere d'accordo. 2 metri di cosce così reggono il mondo. Niente male il boy. Hai sale nella zucca e hai preso una saggia decisione. L'hai detto, signor. Via! Professore, questo salto non è per te. Da ragazzo ho partecipato ai training dei pompieri. Inseguiamoli. Hanno fregato i soldi! Se continua così finiremo col culo per terra! Beh, io direi piuttosto per aria. Accidenti, questa cosa mi sta scassando le caviglie.
Non ce l'avremo per terra, ma sempre culo è! Via di qui! Evviva! Che viva la rivoluzione! Viva! Viva! Sempre la prima della classe, eh? Nei 100 metri, non nella maratona. Allenarsi, allenarsi. Dove si dorme stanotte? Laggiù, nel mio bungalow di caccia. Bungalow? Ti troverai bene, vedrai. Magari con un coccodrillo nel letto. Oh, tutto al più un serpente. Non sai fare nemmeno lo spaventapasseri. Dormirai nel mio letto. Vieni, vieni. Ho una branda di riserva. E domani sera saremo a destinazione. Il sole nascente tagliato in due da una roccia conica. E la posizione della missione abbandonata al di qua del fiume. Nel localizzare l'impero degli Incas, le teorie di Rivera e La Fuente sono diametralmente opposte. Ma... E quella chi sarebbe? La figlia di un capotribù. Mi tiene in ordine il capanno e mi aiuta a perfezionare la lingua. L'ho visto. Che le hai detto all'orecchio? Magari che sono la figlia di Rivera e che mi stai portando da lui. Ci ho indovinato? No, gli ho detto che sei mia sorella. Sei un gran bugiardo. Attenta! Le frecce possono essere infette. Non c'è altro da fare. Guarda che te lo permetto solo perché sono tua sorella. Costruisco trappole come queste da quando ero ragazza. Me l'hanno insegnato i Quechua, la tribù di quella ragazza. Sì, certo. Chi l'avrebbe mai sospettato che un giovane etnologo sapesse succhiare così bene? Beh, fa parte del mio lavoro. Se dovesse accadere ancora, saprai cosa fare. Qua la mano.
mica dobbiamo attraversare il fiume. Non è necessario, lo risaliamo da questa parte. Nascondiamoci. Andata e ritorno, Barbosa Baranchia. Vuoi dire che la corriera arriva fin qui? Beh, eravamo in fuga. Pensa all'esperienza, potrai scriverci un libro. Vuoi fermarti un attimo, Cliff? Sono stanca e tutta bagnata. Qui le piogge sono frequenti. Oh. Non ci posso credere. Ah, il professor Rivera, finalmente! Uccelli morti. E da qualche giorno. Questo ombrello può esserci utile. Fuori! Cosa hai detto? Niente. Shh, presto. Striscia a terra e seguimi. Questo posto mi fa paura. Cliff, dammi la mano. L'amuleto Inca che gli ho regalato il giorno di Natale. Rivera. I tagliatori di teste hanno sconfinato. Davvero strano. Oh. Cliff, voglio andarmene via di qui. Ne ho fin sopra le palle di questa schifosa giungla di alligatori. E adesso quello. Me ne voglio tornare a casa. Quando dormivi ho letto gli appunti del professor Lafuente. Ora so che ho fatto bene ad aiutarti. Tu sei come tutti gli altri. Mi hai fregato soltanto perché ti credevo il migliore. Il peggiore, direi. Ed è colpa dell'etnologia. Avrei dovuto capirlo al volo. Quegli uomini venuti da un altro pianeta, non è così? Senti la proposta. Io tengo per me le scoperte etnologiche.
E sarà tuo ciò che troveremo di valore, società fattibile? No, Cliff, no. Se metto su un parrucchiere, la gente è capace di nascermi senza testa. E il professor Rivera ne è la prova. Ti ringrazio per la proposta, ma devo rifiutarla. Quella proposta è ancora valida. Amigos,